Ecco, questo, allora, Spalletti ha dimostrato che in anni passati, in emergenza e con tutte le difficoltà che c'erano, di saper inventare un modulo con le caratteristiche, adatto alle caratteristiche dei giocatori. Quindi mi aspetto anche da parte sua che abbia un'invenzione del genere, ma che soprattutto in partita sappia leggere la partita, perché io l'ho scritto sul mio gruppo, io a costo di far entrare Jesus sarei passato alla difesa 3, se proprio volevo lasciare in campo Bruno Perez, che sistematicamente gli avversari dalla parte di Bruno Perez ti massacrano perché Bruno Perez non può fare il terzino. Noi dicevamo tanto di Florenzi, ma avete visto quanto Bruno Perez sia più deleterio di Florenzi a farlo? Perché è un'ala che può giocare, se vogliamo dirla così, da terzino, se tu fai il 3-5-2. Quindi quello è stato il primo errore che ha fatto in corsa Spalletti, secondo me. Il secondo errore, il cambio tra Perotti e Paredes andava fatto prima, non all'ottantesimo, non c'ha più senso. Certo, Non ha più non ha più senso quello che senso, è tu fai. vero, è Perché vero. ti serve qualcuno innanzitutto che magari Paredes non ha le caratteristiche, cioè tu lo metti a centrocampo per fare densità, perché Paredes lo metti per smistare i palloni, no? Quindi magari tu passi a un 3-5-2 più equilibrato, un po' più coperto, levavi Perotti e lasciavi Salah e Dzeko davanti, che anche loro non sono stati nella giornata migliore, però comunque sia, secondo me Perotti proprio è stato, dopo Perez, quello che ha fatto un po' peggio di tutti. Fermo restando che Perotti è un grandissimo giocatore, sarà pure, non voglio assolutamente andare a dire qualcosa sui valori dei singoli, ma sulla prestazione di domenica, a parte Totti quando è entrato e Szczęsny, pietà Certo, assoluta. sì, assolutamente. Senti, faccio questa domanda. Hai visto però una, almeno fino al 60esimo, una proposizione in attacco abbastanza buona? Cioè, No, no? no, 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 assolutamente no. Io domenica ho visto tutto in confusione, ho visto una squadra sfilacciata che si affidava ai lanci per Salah, perché come Salah era stato bloccato a Firenze, loro hanno bloccato Perotti domenica, si affidavi ai lanci per Salah e poi quello che succedeva, succedeva. Cioè ci sono state le occasioni, ma perché comunque la Roma per forza di inerzia è una squadra più forte del Torino e qualcosa a Torino la va a creare. Però non ho visto niente io della Roma spallettiana che in attacco propone tante palle gol. Capito, capito, Ci quindi arrivava più dici. Certo. casualmente la Roma là davanti. Quindi dici è merito soltanto del divario tecnico che comunque Sì, c'è, ma capito? la Roma non è un mistero che la Roma a un certo punto, quando, siccome ancora non abbiamo visto in queste 6 partite di campionato e nella partita di Europa League e nelle 2 dei preliminari, non si è vista, a parte la prima mezz'ora di Oporto, non si è vista la Roma spallettiana dell'altro anno, che d'incanto aveva cominciato a giocare, no? Adesso questo vuoi perché comunque il mercato è stato un po' incompleto, vuoi perché comunque gli interpreti che vanno in campo sono diversi. A me, voglio dire, frega relativamente poco, cioè la squadra può essere comunque magari meno bella, più cinica e fare i punti ugualmente, no? Perché comunque sia nessuno vieta, cioè Spalletti quando i primi 2 anni di 4-2-3-1 a Roma non andava più bene, era passato a rombo, a centrocampo, no? Sì. Dando a Perrotta e a Menezza dei ruoli diversi, quando giocava Menezza ovviamente rispetto a quelli di Taddei e Vucinic, e la Roma era meno bella, però intanto aveva battuto il Chelsea, aveva vinto il derby mentre la Lazio era lanciatissima, aveva infilato 6-7 vittorie consecutive anche quell'anno. Quindi io aspetto da parte sua che ci sia un cambio, cioè la difesa a 3 anche a costo di entrare Jesus è da prendere in considerazione, Sì. secondo me. Beh, sì, Jesus, oddio, io su Jesus ho sempre delle riserve abbastanza forti. Senti, però Lo so, Jesus però giocherà. tu in partita domenica, quando vedevi Bruno Perez che era puntato, massacrato e messo alla berlina e già ammonito, tu comunque sia metti in campo un Certo, giocatore che non certo. può essere ammonito, quindi magari può spendere un fallo. Cioè,
invece di attaccarti dalla parte di Bruno Perez sulla tua sinistra, ci pensa l'avversario con un giocatore nuovo? Certo, no, ho capito, quindi dici metterlo comunque perché poteva sfruttare delle situazioni della partita a suo vantaggio. Senti, ma Juan Jesus giocherà dopodomani contro l'Astra Giurgiu in un turnover abbastanza forte, turnover non, anche di titolari direi, appunto gioca Juan Jesus, gioca Sek, Juan Jesus, Peres, Turbe e Gerson. E Paredes a centrocampo e Alisson Trapani, quindi un turnover abbastanza forte. Sei d'accordo con questo turnover pesante di Spalletti? Ma cioè io ragazzi veramente non sapevo nemmeno quando è stato sorteggiato il girone, io non sapevo nemmeno che esistesse l'Astra Giurgiu. No, io lo dico perché comunque certo che va fatto il turnover. Va fatto e cioè, ma se sti giocatori non sono pronti nemmeno per una partita del genere, che comunque per noi è importante arrivare a questo punto della stagione, perché sentir parlare in questi termini della stagione a Roma già il 27 di settembre, io oddio, rabbrividisco, però se questi giocatori che avete nominato non sono pronti nemmeno per giocare contro l'Astra Giurgiu, cioè veramente. Lo so, però come dire, io avrei preferito che, visto che la situazione è questa, non è una situazione tranquilla e serena, che Spalletti rischiasse un po' di meno forse, con qualche titolare in più. Ma innanzitutto devi sempre considerare che comunque domenica c'è l'Inter, no? Certo, sì, certo. Cioè tu lo fai anche in funzione di quello. Poi sai che Paredes deve giocare per forza perché De Rossi è squalificato. Pure questa è una cosa che ecco, poi dopo su Paredes volevo dire alcune cosettine. Qualcuno lo devi cambiare, cioè io non sono d'accordo soltanto sul portiere, se devo essere sincero. Non metteresti perché Alisson? Cioè, no, ma no, non è per Alisson, eh. Cioè il fatto stesso che Spalletti non abbia chiaro chi deve fare il titolare nella Roma, perché io sinceramente sì, sta storia che uno deve giocare un campionato e l'altro in coppa, a me sinceramente mi fa ride. Cioè il portiere titolare deve essere uno, perché quando comunica con la difesa, a parte vabbè che la difesa da Roma è inutile comunicarci ultimamente, però quando tu vai a comunicare con i giocatori arriva una palla alta, il punto di riferimento della difesa deve essere uno, il portiere, e il portiere deve conoscere i movimenti della difesa. Se tu ne cambi una volta uno, una volta l'altro, poi ritorna quello, cioè metti pure, no? Beh, sì, forse per il fatto di che comunque Alisson tu lo devi far giocare perché stai cercando di farlo diventare il rimpiazzo di Szczęsny. Io l'ho voluta pensare così, leggere così. È l'unica motivazione che mi do, insomma. Cioè, questo mi pare. No, lo so, io questa cosa qua, secondo me, Spalletti non la sta gestendo bene. Quella del portiere. Quanto ai Turbo, io una chance gliela darei, ma non perché mi aspetto grandi cose, perché comunque dovrà arrivare il momento che lui qualcosa di buono in campo la fa, poi magari. Sei molto ottimista. Ecco, su questo io sono pessimista al massimo, se ti può consolare. Cioè, perché comunque secondo me Spalletti su questo giocatore non ha, secondo me, abbandonato del tutto le speranze. Anche perché poi in qualche modo, voglio dire, non c'è nessuno da qua a parte quando va via Salah, per cui non credo che ci devi puntare per forza anche un po' per disperazione. Però lui ha detto più di una volta sui Turbo, è un tiro importante, quando entra comunque ce la mette tutta, insomma, secondo me da quello che ha detto non vuole abbandonare definitivamente quella pista. È chiaro che lui però si deve far trovare pronto quando gli capitano queste occasioni. Certo, cioè, questo poi è il magari minimo. Ti va bene, no? Metti caso, ti va bene, no? Credo, tu segni un gol, fai una doppietta contro l'Astra Giurgiu. Certo, non hai dimostrato di essere con la doppietta contro l'Astra Giurgiu il giocatore più forte del mondo. Però magari poi, se contro l'Inter dovesse servire un ricambio davanti, può essere che 20 minuti te li fa giocare Spalletti se serve, perché sa che sei carico della volta prima, perché nei giocatori è anche la psicologia certe volte che l'allenatore deve sapere un po'. Allora io dico una cosa, no? E Sharawi aveva segnato contro il Crotone, no? Sì.
perché tu non l'hai riproposto magari contro il Torino? Veniva da una prestazione positiva, aveva segnato, lo stesso quando Dzeko l'altro anno fa due gol col Palermo, perché a Empoli poi la volta dopo non l'hai fatto giocare? Quindi tu vorresti dare continuità, diciamo, a chi si dimostra... Beh, direi sì, perché poi voglio dire, ragazzi, io non so, io quando ho tempo mi guardo pure le partite degli altri, no? Certo. Come tutti noi, penso. Perché tutti noi... Come siamo tutti malati. Noi. Perché tutti noi... Ci guardiamo malati. Le partite degli altri, tutti quanti, no? Quando un giocatore va bene, poi dopo... Ma guardate Mandzukic l'altro anno, era partito male, poi dopo quando ha cominciato Allegri gli ha dato continuità e Mandzukic è arrivato a quota 12, non mi ricordo quanto, comunque aveva segnato 10-11 gol, qualcosa, insomma aveva contribuito allo scudetto della Juventus. Il sapere leggere la partita in corso, come ha fatto Allegri in Palermo-Juve, che ha visto che Rugani non andava bene, perché comunque sia magari lo prendevano un po' troppo di infilata, io non me ne muoio per Rugani, secondo me non è questo fenomeno che si dice in prospettiva futura, poi dice vabbè magari viene a Roma tanto per come stiamo messi, sì, però lui che ha fatto, Allegri ha tolto Rugani, ha messo Quadrato, è passato al 4-4-2, ha ricompattato la squadra e la Juventus seppure poi a fortuna comunque ha preso i tre punti, lo stesso che ha fatto De Boer contro il Bologna, ha visto che con Dobbiá non andava, via, ha fatto entrare il Niukuri e la squadra, se non altro in dinamismo, ha cominciato ad acquistarne. Adesso se tu vedi che un giocatore ti va bene, no? Dzeko contro la Sampdoria, assieme a Totti chiaramente, era stato determinante nella vittoria. Certo, perché sì, tu sì. Nella partita contro il Vittoria Pilsen non me l'hai proposto subito e hai ricominciato col tridente leggero? Appunto per il turnover in Europa League, cioè perché ho capito, però l'Europa League è quella, sì, dici vabbè, io come il turnover andava fatto, sì, ma in quel caso il turnover può essere fatto, a me va bene che fai giocare i Turbe al posto di Salah per dare fiato a Salah, l'attaccante se sta bene, se comunque, ecco, non è che Dzeko adesso è, però comunque è partito, no, più bene che male quest'anno, l'attaccante se sta bene la prima maglietta che si dà, perché il lavoro dell'attaccante è molto importante da questo punto di vista, soprattutto quello che deve fare Dzeko, deve aprire gli spazi per gli esterni che si inseriscono da dietro, deve tenere i centrali impegnati, deve venire a prendersi palla, cioè sì. Tu non mi vuoi mettere il tridente leggero dopo che Dzeko ti ha segnato contro la Sampdoria, ti ha fatto l'assist a Cagliari, ha segnato contro l'Udinese, aveva cominciato bene e tu me lo puoi mettere col Vittoria Pilsen, cioè su questa cosa secondo me Spalletti deve un attimino cercare di dare continuità quantomeno a chi va bene, perché se tu adesso mi ributti dentro il Shaarawy sul 3-1 per Torino dove tu non la vedi mai la palla e Shaarawy va in campo, fa una prestazione che non serve a niente alla Roma e lui psicologicamente ritorna a fare un passo indietro, dice ecco, mo diranno che io non sono servito a niente gli ultimi 20 minuti quando sono entrato. Certo. È vero, bisogna dare fiducia ai giocatori, specie agli attaccanti, perché di fiducia si nutrono e di gol. Quindi trovano con la continuità, trovano fiducia e sono più predisposti forse a trovare anche i gol. Mentre invece, ecco, poi volevo dire questa cosa qua, su Paredes fa bene a non fidarsi del tutto, perché per quanto a me Paredes piaccia, perché è un giocatore interessantissimo, lui anche quando è entrato gli ultimi 10 minuti contro il Torino, Manolas gli ha detto 4 volte, perché si è visto, dice se tu non scendi a prenderti il pallone, che è quello che deve fare il regista, io non te lo posso scaricare addosso, perché rimani o nascosto dietro l'uomo o con l'uomo addosso marcato. Certo. Gli ha detto 4 volte Manolas a Paredes in 10 minuti che ha giocato. Sì, è vero che a Paredes evidentemente mancano delle logiche di squadra importanti. Poi è interessantissimo, però, come giocatore, l'avevi fatto entrare anche prima. Esatto, gli va data comunque appunto continuità, perché è un giocatore su cui poi indubbiamente abbiamo in parte puntato come società. Questo è ovvio, cioè insomma le mosse di mercato ce lo
ce lo confermano. Senti, ti volevo fare un'altra domanda invece su...